Buonasera da Fabio Ferri e bentornati all'appuntamento con T-Sport, tutto lo sport della regione Toscana e della provincia di Firenze, in onda sul 96 del digitale terrestre, in onda su Teleiride. Bene, oggi apriamo parlando di rugby perché è terminata la stagione del Firenze Rugby 1931, almeno quella dei grandi, della prima squadra, perché invece prosegue il cammino dei biancorossi under 18 che si preparano a una partita davvero, davvero importante. In collegamento con noi per parlare di questo incontro c'è l'allenatore dell'under 18, Giuseppe Sorrentino, che ci ha raggiunto telefonicamente proprio per parlarci di una finale conquistata nel 2 giugno e che adesso proietta Firenze verso un altro appuntamento davvero importante. Giuseppe, sbagliamo qualcosa? No, assolutamente no, è una finale che seguiamo da inizio anno e l'abbiamo programmata inizio anno perché purtroppo ci dovevano aggiungere un massimo campionato che visto questa finale che andrà nelle liste delle squadre nazionali. E quindi rigioveremo tutto domenica prossima con una squadra che lei è blasonata. Senti, Giuseppe, intanto c'è il collegamento leggermente disturbato, vediamo di migliorarlo. L'Under 18 sta andando molto bene, abbiamo detto, quindi siamo a un passo da questa finale, ma non c'è solo l'Under 18 a fare particolarmente bene. No, diciamo che tutto il movimento giovanile del studente Francisco che si trova tra i, diciamo, i vertici dei settori giovanili nazionali, visto che sono nazionali, è diciamo il a livello della Toscana e poi a livello nazionale rappresenta bene tutta la Toscana. E quindi è una squadra comunque che dentro cioè, è formata da due nazionali, uno nazionale del 17 e un nazionale del 18, più altri tre accademici che fanno parte dell'Accademia di Prato diretto. Quindi il settore giovanile parla a tre di livello e quindi c'è un lavoro fatto dietro. Senti Giuseppe, parlando di atleti di livello, ti chiedo anche alcune curiosità perché nella tua Under 18 gioca Niccolò Broglia che fa parte anche della prima squadra del Firenze Rugby e non solo, è anche un giocatore delle giovanili della nazionale. Che futuro vedi per questo ragazzo e se soprattutto può essere anche un punto di riferimento per magari i giocatori più giovani ancora di lui che si possano rifare a un esempio molto vicino come il fiorentino Niccolò Broglia? Assolutamente, ricordo che è l'esempio di dire, in Toscana perché è l'unico che a livello toscano è capace della nazionale del 18, ha fatto l'Europeo, è un ragazzo che diciamo da tutto l'anno ha fatto parte della prima squadra, ora in fase finale pensiamo di parlare di lui, diciamo in anno del 18. È un ragazzo che è serio, si allena e è un ragazzo ben quadrato. E tutto dietro di lui c'è un altro ragazzo che è sempre nazionale, anche 17, un po' più piccolino, tra virgolette, si chiama Cotiduccio, anche lui è il Fiorentino d'Otto, che fa parte anche lui della nazionale. Ragazzi, diciamo che dietro c'è tanti ragazzi che vanno in. Senti Giuseppe, un'ultima domanda, poi ti lasciamo ovviamente ai tuoi impegni. Te la senti di sbilanciarti in un pronostico per la finale della tua Under 18? Guardi, i pronostici non ce ne fanno perché una finale è partita, diciamo, a stento. Sulla carta sono 3 giorni che sto facendo analisi video di questa partita di loro e sulla carta loro ci temono, però io sinceramente non mi sbilancio, anche io temo loro perché partita secca e purtroppo c'è tutto, fattore caldo, visto che a Imola ci saranno 33 gradi. Cioè, c'è un po' di tanti, tutto fa una finale, però penso che secondo me saremo 50 e 50 e poi lì il campo si vedrà. Spero più per me che per loro, però va bene, siamo fiduciosi perché siamo a contento.
Perfetto, allora Giuseppe, ti contatteremo ovviamente anche per seguire poi il cammino durante questa finale. Ti ringrazio per adesso e ovviamente un in bocca al lupo da parte nostra. Perfetto, grazie e buona serata a tutti. E allora abbiamo salutato Giuseppe Sorrentino, allenatore dell'Under 18 della Firenze Rugby 1931. Torniamo in studio per parlarvi del basket e del calcio. Cominciamo però parlando della Menzana Siena che ieri ha vinto gara 3 di semifinale contro Roma, ha vinto a Roma. Allora andiamo a vederci come ha vinto nel prossimo servizio. In America lo chiamerebbero sweep, in Italia siamo molto più abituati a chiamarlo cappotto. Siena vince al palo automatica 78-69 contro la padrona di casa Roma e si porta 3-0 nella serie di semifinale, portandosi vicino appunto al cappotto, alla vittoria perfetta, a quella che non lascia diritto di replica. Cappotto ad un passo, domani infatti sarà tempo di gara 4 e Siena ha la possibilità di completare la sua serie lasciando immacolata la casella delle sconfitte, non lasciando a Roma neanche la possibilità di vendicarsi delle finali dello scorso anno. Siena vince e ormai, anche ricordando le difficoltà finanziarie, non stupisce più, perché il cappotto al termine di questa serie potrebbe verificarsi, ma comunque un altro tipo di cappotto, quello per ripararsi dal freddo, è servito senza dubbio a Roma, che ha dovuto proteggersi da passivi pesanti rimediati nel corso di queste semifinali. Meno 9 la distanza a cui Roma si arrende in gara 3, meno 11,6 periodico e la temperatura polare, il distacco medio, con cui i capitolini hanno chiuso le loro 3 partite di post-season contro la banda di coach Crespi. Un distacco che racconta la superiorità della pallacanestro senese, che in gara 3 si mostra scintillante. Il primo quarto, per la verità, si chiude in equilibrio con un 14-16 per Siena, che però non nasconde la voglia di riscatto di Roma, guidata nei primi 10 minuti da un Quinton Osley da 6 punti. Il secondo quarto è a basso punteggio come il primo, merito di difese che chiudono bene il pitturato ma che fanno buona guardia anche sul perimetro, da cui per 10 minuti arriva solo una tripla per mano del rientrante capitano di Roma, Phil Goss. Nel terzo quarto Roma accelera con Osley, 5 punti in fila per lui, e così la squadra di casa mette la testa avanti sul 35-31. Il tentativo di fuga romano è però effimero, perché seguito da un vuoto che inizia nella seconda metà del terzo quarto, che porta la formazione di Crespi sul più 10 prima e sul più 16 poi, con Jenning chirurgico nel mettere a referto un 3-3 dalla lunga distanza, che in pratica mette KO a Roma. I capitolini per la verità ci provano con l'ultimo arrembaggio nel quarto periodo, ma Goss, 13 punti, e il solito Mbakwe, alla sesta doppia-doppia nei playoff, possono ben poco. E allora ascoltiamoci anche le parole del coach della Menzana Siena, Crespi, che parla proprio a fine partita di questa serie e delle sue sensazioni. I giocatori hanno retto l'inizio di Roma che voleva attaccare e aggredire la partita. E penso che il primo quarto, per la capacità di reggere mentalmente, essere lucidi mentalmente, ci ha aiutato ad avere fiducia nei successivi quarti, e credo che sia in attacco che in difesa abbiamo sempre giocato con fiducia di squadra. Ma penso che, come ho detto prima, nel momento in cui le percentuali durante una partita sono una variabile non in controllo, e se con la testa vai oltre all'euforia o la delusione di un tiro sbagliato e giochi di squadra, questo è molto importante. Quindi, rispondendo alla domanda, il primo tempo è stato ancora più importante del secondo. Hunter ha giocato molto bene, non solo in attacco, dove magari è più evidente, ma anche in difesa, perché copre spazi, copre un esterno, è presente a rimbalzo, un giocatore, come avevamo detto quando era assente, molto importante per noi.
E queste dunque le parole di Coach Crespi, che ha parlato soprattutto di Hunter, ma da non dimenticare, come detto anche nel servizio, la prova di Matt Jennings, che si conferma tiratore incredibile. Adesso passiamo ad altri tipi di tiratori, i tiratori scelti dell'attacco che potrebbero arrivare in Fiorentina già da quest'estate. Allora, alcuni nomi si sono già fatti, si è parlato di Vucinic, si è parlato di Pandev, ma oggi numerosi giornali di informazione sportiva, ma anche numerosi siti internet dedicati proprio al calcio, hanno parlato della possibilità per la Fiorentina di riscattare Cuadrado, e attraverso un'operazione che inserirebbe anche Babacar all'interno del pacchetto destinato a Udine, potrebbe arrivare in cambio a Firenze anche Luis Muriel, attaccante sicuramente dotato tecnicamente, accostato da qualcuno al primo Ronaldo, al fenomeno che giocò in Barcellona e Inter, oltre che nazionale brasiliana. Bene, Luis Muriel è nato nel maggio del 91, come potete vedere dalla nostra infografica, e vale 14 milioni di euro. La sua scadenza di contratto arriverà il 30/6/2018, dunque sicuramente giocatore non in scadenza e non facile da portare a Firenze, anche se si deve dire che Muriel ha avuto qualche problema che ha fatto nascere un po' di perplessità intorno al suo nome, alcuni legati al peso, che non sempre è stato sotto controllo, altri legati alla sua capacità di restare sano e quindi essere in campo per divenire decisivo. Ma le qualità del giocatore certo non si discutono, e il valore di mercato è lì a confermare che, nonostante una stagione non certo da goleador, Luis Muriel ha tutte le qualità per affermarsi. Andiamo a vedere velocissimamente anche l'altra scheda di un attaccante che potrebbe arrivare a Firenze. Si tratta di un attaccante giapponese, vedo, ecco che arriva la scheda di Yoshiro Kakitani, attaccante che sembra interessare la Fiorentina, fa parte del Giappone di Zaccheroni, che appunto è riuscito a vincere diversi trofei come la Coppa d'Asia, gioca nel Cerezo Osaka, 117 presenze, 47 gol, valutazione di mercato sicuramente molto più bassa di quella di Luis Muriel, 2 milioni e mezzo di euro per arrivare al giapponese, ma staremo a vedere, perché ci sono molte perplessità legate alla maturazione del ragazzo. Sicuramente staremo a vedere, continua il mercato della Fiorentina, per il momento però si arresta qui Sport. Ci vediamo domani con tante tante altre notizie di sport. Arrivederci.